Sì, è vero, molte novità, nel senso che la prima, la più importante, è che c'è finalmente, come dire, il recupero dell'equilibrio strutturale. Questo che significa? Che a prescindere poi dall'esame ministeriale del piano di riequilibrio, comunque il Comune si è rimesso in ordine nel profilo finanziario, dovrà affrontare questo altro percorso fino al 2023, ma tutti i dati di bilancio, di questo bilancio, fanno capire che ci riuscirà, quindi c'è già un dato positivo. Dato positivo che noi abbiamo voluto, come dire, rendere evidente e incoraggiare anche l'azione dell'amministrazione, investendo in alcuni altri settori, perché l'avrete anche letto, l'abbiamo reso pubblico, ci siamo preoccupati un po' del sociale, quindi la mensa finanziata per 3 anni per evitare che ogni anno genitori e operatori ci vengano a chiedere il finanziamento. La gara sarà triennale, appena approvato il bilancio, quindi per 3 anni avremo certezza di mensa. Il finanziamento della casa di Vincenzo, il finanziamento della mensa per i poveri, quindi una particolare attenzione al sociale. Ma accanto a questa particolare attenzione al sociale ci siamo anche preoccupati di dare un segnale di rinascita e sviluppo della città di Messina, perché abbiamo stanziato 125.000 euro come spese di rappresentanza. Adesso chiariamoli per tutti, perché a volte poi leggo delle affermazioni che mi fanno capire che il bilancio non è chiaro, no? La spesa di rappresentanza non è offrire il caffè a chi viene ospite a Messina, ma serve per finanziare la conoscenza, la proiezione di Messina sulla ribalta nazionale e internazionale. Serve a quello, investire in fiere, in convegni, in manifestazioni che portino Messina fuori, ma portino Messina fuori per portare la gente